Viviamo nell'era digitale e la nostra è ormai a tutti gli effetti un'esistenza digitale. Droni che ti portano la pizza a casa, robot sempre più umanizzati, effetti speciali così realistici che ci rimane difficile filtrare la realtà dalla finzione. Sapete, sono stati inventati degli smartphone che attraverso particolari sensori ti permettono addirittura di percepire gli odori e quindi le puzze. Anche l'amore può finire per un mi piace messo al posto sbagliato. A molti, soprattutto alle nuove generazioni, sembrerà strano, ma fino a una manciata di anni fa, potevi tornare da una vacanza, disfare le valigie, andare a letto, senza dover condividere affatto le tue avventure, le tue foto. Oggi non solo condividiamo di tutto e di più, ma poi ci ricolleghiamo di continuo per verificare se gli amici hanno messo mi piace sulle nostre foto, quanti like riceviamo. Oggi c'è Google, non ha nemmeno bisogno di imparare più di tanto a memoria, c'è lui. A proposito di Google e delle intelligenze artificiali, sere fa, troppo stanco e svogliato per uscire di casa o cucinare, il signor Rossi voleva ordinare una pizza. Stava per comporre il numero quando il cellulare si è messo a parlare. Vediamo insieme questo servizio. Vediamo un po'. Ordinare una pizza qua. Pronto? Ciao, sono Google. Buonasera. Pronto, ma chi sei? Ci deve essere un'interferenza qui. Io stavo per telefonare alla pizzeria. Ci pensa Google, signore. Cosa vuole ordinare? No, guardi, lasci stare proprio. Io di solito ordino la pizza presso la pizzeria da Gigi. Sì, signore, lo so. Ma Google gestisce anche la pizzeria di Gigi. E ora... Il servizio è più completo. Certamente, signor Rossi. Vuole la solita pizza? Ma lei come fa a sapere quale pizza mangio io? E come fa a conoscere il mio nome? È per l'identificatore di chiamate, signor Rossi. Controllando il suo numero di telefono le ultime 42 volte che ha ordinato una pizza... Ha ordinato sempre quella ai quattro formaggi. Non me lo sarei proprio mai immaginato. Voglio proprio la quattro formaggi. Signore, posso darle un suggerimento? Certo. Avete una nuova pizza nel menù, per caso? No, signor Rossi. Il menù non è diverso da prima. Ma mi permetterei di suggerirle una pizza alla ricotta e rucola. Ricotta, rucola, ma quale ricotta? No. Vede che non mi conosce, signor Google. Io odio queste cose, le odio. Ma signore, è una cosa buona per la sua salute e anche perché il suo colesterolo non va così bene. Ma che stai a dire? Ma che stai a dire? Ma che ne sai te? Abbiamo l'informazione dal laboratorio dove ha fatto le sue analisi. Incrociando il suo nome e il suo telefono con l'algoritmo della pizzeria, possiamo vedere il livello di colesterolo. Non la voglio una pizza così. Anche perché... Prendo la medicina, quella per colesterolo, no? Posso mangiare la pizza che voglio, quella che mi pare. Signore, mi dispiace, ma lei non ha preso la sua medicina ultimamente. Come lo sai? Ma perché fa? Mi stai a guardare, mi spii, tutto il tempo mi spii, mi ascolti, mi guardi. Eh sì, abbiamo accesso ai dati di tutte le farmacie della città.
L'ultima volta che ha comprato la sua medicina fu 3 mesi fa e la scatola contiene solo 30 compresse. Davvero? Ma davvero? È vero, porca miseria. Ma lei, ma te, come le sai queste cose? E per la sua carta di credito. Cosa? Per la carta di credito, rimortacci? Ma come ti permetti? Come? Lei compra sempre la sua medicina nella farmacia sotto casa, che le fa degli sconti se paga con la carta di credito della banca Bank. Grazie ai dati che abbiamo nel nostro database sui suoi movimenti con la carta di credito, sappiamo che da 3 mesi lei non ha comprato niente in questa farmacia, ma l'ha utilizzata in altri negozi. Ma che ne sai? Ma che ne sai te della vita mia? E se ti dicessi che l'ha pagata in contanti la medicina? La farmacia? Ma che ne sai? Che mi dici allora? Ma... lei paga 1.000 euro in contanti alla sua domestica tutti i mesi. E il resto delle spese le fa con la carta di credito. Ma come sai di quanto pago la signora, la mia domestica, E certo, lei paga i contributi. Ma come ti permetti? Ma come ti permetti di spiare tutte le mie cose, Allora ci avevano ragione, Signore, mi dispiace, ma è tutto nei miei chip, nei miei algoritmi. Ho il dovere di aiutarla. Credo che lei dovrebbe chiedere un appuntamento con il suo dottore, dato che lei non gli ha ancora portato i risultati delle analisi. Così le può cambiare i farmaci. Vuole che le fissi io? Ma io volevo solo una pizza, non l'appuntamento col dottore. Roba da matti, senti, Agoso. Sto stanco, non ce la faccio più. Sono stufo di internet, della pizza, del 21° secolo, della mancanza della privacy, dei database di questo paese e di tutti voi. Basta! Ma signore... Ma sta zitto, state. Allora lo sai che faccio, mo? Me ne vado lontano. Me ne vado. Vado in un paese dove non ci sta internet, dove non ci stai te, Google. Niente computer, niente telefoni e niente gente che mi controlla. Hai capito? Ho capito. Ecco, bravo. Userò la mia carta di credito per l'ultima volta. Ci compro un biglietto aereo e me ne vado via. Più lontano possibile, così non mi spia più nessuno. Va bene, signor Rossi. Ecco, bravo, senti coso, cancella la pizza, neanche la voglio più, hai capito, sì? Nessun problema, già cancellata. Soltanto un'ultima cosa, signor Rossi. E mo che vuoi? Volevo dirle che ha il passaporto scaduto.